Allora ragazzi, introduzione veloce. Benvenuti. Ce l'abbiamo reagito ieri, ci reagiamo anche oggi. Marco Merrino. Però il video di oggi, ragazzi, è molto speciale. Le 5 cose che mi hanno traumatizzato nei videogiochi. Video di gennaio 2020 o 2020, 2020, ok? Ragazzi, sto video è incredibile. Dura 28 minuti. Cioè, no, quasi 29, vabbè. Allora, vi dico solo. Allora, cosa vi dico? Vi dico che solamente ieri che mi sono ascoltato tutto le dimensioni del mio caos di capa e mi era in mente, avevo, se mi ascolto tutto sto album, cioè in questo periodo d'estate, se mi ascolto sto album ci faccio un video dove spiego i testi di tutte le canzoni. E mi è venuta anche un'idea anche per il sogno eretico. Mi sono detto, non lo so, però vi dico che rimane, vi dico che rimane, cioè sarebbe molto bello, però rimane comunque un'idea, cioè un'idea incredibile, però cioè, diciamo è molto un vediamo, vediamo, non lo so se lo farò veramente, forse lo potrei fare, non lo so, però nel frattempo iniziamo con sto video. Ragazzi, sto video, già partiamo dall'intro, che cioè, tra dei video, già che... Hai visto che ho messo la chitarra? Anche noi nerds siamo hardcore. Cioè, Ok. ok, number 5, cioè, vabbè, numero 5. Il Ok. Pokémon finto. Oh no, bellissimo questo, mio Dio. Questa è la reazione che da piccolo ebbi con due particolari eventi mostrati in TV. La caduta Ok. delle Torri Gemelle e l'uscita No. del franchise Pokémon. Ma parliamo solo di quella di cui effettivamente da Vabbè. bambino me ne fregava qualcosa. No. Quando i Pokémon arrivarono in Italia, il paese si Ok. rincoglionì, diventò un vero stivale perché doveva... Cioè, ragazzi, poi la Sardegna che diventa un lucidascarpe, Sì, l'album dei Pokémon. C'erano figurine Pokémon, magliette Pokémon, caramelle Pokémon, quel magnifico medaglione di cioccolato bianco sopra i Mr. Mew. Mr. Day, ora fa tipo... Ora è tornato dal supermercato il Mr. Day, ora tipo fanno i muffin. Che ti attivava tutti i sensi, aveva Pikachu di sopra, era spesso quanto una tegola, profumava di industria e quando lo mordevi metà ti si catapultava dentro il palato fino al cervello infliggendo di danni psycho e l'acqua che Cioè... scagliato fra le nuvole colpiva un aereo che precipitava fuori controllo in America fino a quando non atterrava sano e salvo in Ok, aeroporto. Perché ci sono un sacco di capucci. cioè ragazzi, ve lo dico perché è molto difficile parlare dei video di Marco Verri, perché è tutto veloce, cioè, mio Dio. Danni qualificati in quel paese. Tutto ok fino a qui. Pokémon Ok. era un brand così spopolante che sentivo alcuni dire: i giapponesi vogliono trattarci come Oh schiavi, no. come gli allevatori dei Pokémon trattano i propri Pokémon! Pikachu? Tu mi vestito da... Aspetta, ma lui scalcia, mio Dio, cacchio, mi è appena venuto in mente il Marco React di Io e la mia ossessione, anche quello era molto bello, la clip di Ciccio Merino che impazzisce per i fazzoletti, o la clip dove letteralmente Marco Merrino è letteralmente in un pannolino, si mette la mano dentro al pannolino, gli esce uno schizzo di sangue. Ragazzi, Marco... Pikachu? Cioè... Ero così pazzo di Pokémon che avevo due pesci rossi, uno chiamato Pikachu e l'altro chiamato Pikachu. Oh mamma. Oh, ti ricordi come avevo chiamato i nostri pesci rossi tempo fa? No, proprio. In tutto questo, No. come potevano mancare i videogiochi Pokémon? E tempo fa era o PS1 o Nintendo in Italia. Una scelta che avrebbe sul Cioè, serio marchiato la vita, visto che i genitori di solito ne prendevano solo essere o non essere. una. Io, per un paio di motivi, dovetti scegliere PS1. Ma tutti sappiamo che Pokémon è sempre stato Nintendo. Ahimè, fino a quel giorno. Oh Era Natale. E no. dovete sapere che a Ok. Messina c'era sto negozio che si chiamava Yo-Yo. Ok, a Messina, quindi sì. Yo-Yo, Tutti lo chiamavano Go-Go. Perché a Gogo. Messina solamente nel 2010 sono arrivate le lettere straniere. Yo-Yo era un negozio curioso, vendeva solo dischi PS1 masterizzati e il catalogo era un Tanzmania dei fulcro. poveri. Tappezzato solo di copertine di giochi. Ma cioè, è letteralmente un intero muro pieno di. Cioè, io mi ricordo ancora quando si andava. Quando tipo al compleanno. Al mio compleanno del 2020 ero andato tipo in un negozio di videogiochi e ci hanno tipo fatto giocare.
E già c'erano televisori con delle PS4 con già dei giochi. Mi ricordo che tipo di sottofondo mettevano le sigle di cartoni animati. Pff, non so. Cioè, capito? Tu entravi quello là, papà, e il tizio te lo dava. Solo a ricordare sta cosa mi sembra assurda. Immagino siano entrati un giorno i carabinieri dicendo: io, scusatemi, ok, sto solo rubando. Ok, comunque da Gogo a un certo punto spunta Pokémon! Acchioppoli tutti con Tutti. la P S. Cioè, ragazzi. Ero entrato in quella Oh trance no. dove tutto si oscura e una luce divina illumina solo quell'oggetto che davanti disse a mio padre: senti, o me lo compri tu o ammazzo qualcuno per strada, gli fotto 10.000 lire e me lo compro io, va bene? Il che fu facile perché era una vecchietta debolissima e il figlio mi Uè. cammi il culo. Sì. Hai per caso un problema? Accoltella allora. Wow, bello. Torni a casa, Uff. fisse uno e aspetta questo. Oh no. Rescue shot. Ah, cioè, ragazzi, a Ripeto, volpe. quando ero piccolo avevo molta, molta, molta più pazienza di ora, ma solamente perché ero ingenuo. Perciò la prima cosa che pensai fu: ok, allora senti, Ok. ricorda Little Marco, è un gioco giapponese, tutto quello che viene da quella terra è strano e anni avanti a noi. Sei solamente un Pokémon diverso. Guarda qua, questo è Misty, Ok, ecco. sì. Questo è qualcuno di Kanto che scappa perché Buneri, Rex. Ma E poi anche se uscirà fra 10 anni. Oh, ecco Colpa, una faccia familiare. cioè, ma sti energumeni proprio fatti sbattendo la testa sulla tastiera. Ah, e qui c'è Ninetales, che ha deciso di imparare a camminare come me o nell'anime impara a parlare. Niente, Io sto avendo. Cosa mi ricorda Ninetales? Non lo so perché mi sto sbloccando tipo. Mi son fatto il mondo tipo dei personaggi volpi. Ze. Ragazzo, ecco qua. Ecco quello di questo. Aspè. Aspè, ecco qua. Zorori, lui. Ecco qua quella volpe di cui stavo. Mi sentivo sbloccato qualcosa. Proprio il. Ecco qua. Sta volpe qua. Zorori, aspè. Mi era sbloccato il mondo. Poi sono arrivato a quel personaggio là. strano, ma ha anche deciso di acquistare una doppietta. Vabbè, dico, perché Metal Greymon può sparare uno squalo siluro dal batacchio su Digimon e Ninetales non può acquistare una doppietta su Pokémon? Dai, Ok, premiamo tasto. tasto. Sono Hunter. No, allora, il brand Pokémon non. Un detective. Non ho creato io i Pokémon. Ma sarà mia memoria da bambino che come ricordi vividi prima come prima aveva solamente i Pokémon non va errata? Ninetales non ha mai detto I'm Hunter, I rookie detective, durante l'anime dei Lo Pokémon. dice, lo dice nel. No, non è vero. Lo dice nel. Lo dice nel 23esimo episodio di Un posto al sole. Quello è il mio anime preferito. In quell'episodio c'è Roberto Saviano che va in triciclo mentre Pierino Vitali fa tipo. Che ne so, gioca a ping pong con Caparezza mentre Izuku tipo intorno a della lava, mio Dio. Ho qualsiasi gioco, ma forse mi Non lo sto. so perché, mi ho detto le prime cose che mi veniva in mente. Forse mi sto sbagliando. E non resta che premere start per scoprire che. Sì, questo è Pokémon. Oh no. No, ma no. Ragazzi, io lo ripeto sempre, io i video di Marco Verrino, cioè, Marco Verrino dovrebbe fare il produttore televisivo perché i suoi video sono dei cacchi programmi TV, cioè mi dice come ha fatto questo effetto? Cioè lui foresta, accende un accendino ed è proprio. No. Ha bruciato tutto, mio Dio. Cazzo, non 4 perché mio nonno da piccolo per iniziarmi a contare faceva 1, 2, 3 e cazzo. Pensate quante parti No. della matematica in più se solo 4 fosse stato cazzo. A scuola, mio Mio nonno è morto di Dio. tumore a 88 anni. Che Oh boh. se ci pensate, multiplo di cazzo. La meccanica della paura in pro wrestling. Mio Dio, pro wrestling. Io mi ricordo. Aspetta. Arriviamoci. La fissa di Aspetta. mia nonna è meno vecchia di sto gioco. Ho 77 anni. Va bene. Va bene, qui. Eh sì, state osservando la miglior cover di un videogioco mai Ah, cioè, realizzato. ragazzi, cioè, proprio. Wrestler che strozza
mossa la sua stessa testa mozzata. WWE vs. Pro. Pro Wrestling è un videogioco. Wrestling uscito per Sega Master System. Nel 1900 non mi funziona più il cazzo. E fa schifo come tutti gli altri giochi di wrestling, ma. No, non è vero! Ma se sei piccolo o un piccolo nel corpo di un grande, puoi giocarci e pensare che siano belli. Mi ha raccontato che tipo questo che era lui. Ma sono arrabbiato! Oh no. In Pro Wrestling c'è un team fra Mad Soldier. Ok, soldati. Orient Express. Orient Express. Great Mask Man. Green Mask Man con la mascherina. E Crash Brothers. Crash Bro, Miley Cyrus del videoclip di Breaking. Dicevo sempre Mad Soldiers perché a 8 anni pensavo che se sei abbastanza ribelle da metterti trucchi, se sei maschio, allora sei proprio un guerriero. Progressive Marco. Comunque, Progressive Marco. Dico, i team entravano con una musichetta diversa per ognuno, la modalità era un team tag, meno energia avevi, più era difficile librarsi dalla presa col conteggio. Anche la grafica del pubblico era molto varia, c'erano spread laterali, frontali e di schiena, e con le frontali avevano tre facce, la la O e la A. Mio Dio, potevi dare i pugni, cazzo. Lanciarti e far rimbalzare o far rimbalzare fra le corde per fare mosse incredibili. Cioè, vi rendete conto che potrei mettere i video di un gioco di wrestling di oggi? No, no, non quella merda. Le stesse cose e non ci sarebbe differenza. Potevi dare pugni, calci. Potevi lanciarti e far rimbalzare o far rimbalzare fra le corde per fare mosse incredibili. Cavolo, siamo in wrestling. Mettiamo Marco! Ma tra l'altro ci ha fatto uno youtuber di wrestling molto, molto famoso qua in Italia, aveva tipo fatto un video risposta a sto sketch. Cioè, io ragazzi, non mi ricordo la reaction di Dario Moscio, però quel video sì. Players, aveva la vita bassa, potevi scendere dal ring e trovare una sedia. Ma la sedia, la sedia! La sedia, signori, ho preso la sedia! La sedia, signori, la sedia! Situation, o ribaltarla sei tu quello in difficoltà. Ma quello che mi fece più stupire della meccanica della sedia, signori, ho fatto una sedia. Sedia. La presa, il nemico si sarebbe cagato addosso. Cioè, smette completamente di darti cazzotti o calci, nonostante uno solo ti avrebbe fatto perdere l'utilizzo della sedia a quattro gambe. Sedia, sedia. E indietreggia, spaventato, dipendentemente dalla tua posizione. Vieni qua, bastardo, e sono boom. Fanno così il wrestler, no? È proprio al bagno. Oh no. Musica più intimidatoria mai composta col titolo più intimidatorio. Cioè, chi ha ste chair? Non avrei mai scritto lui. Sedia. Ma c'è sto sketch, mio Dio. Io tra l'altro mi ricordo che Silvio Gunner ci aveva fatto un remix di quella tipo canzone, tipo aveva fatto il remix con che tipo la faceva suonare come L'amour toujours, se non mi ricordo male, me lo devo ripetere, ma mio Dio, cioè. Questa meccanica, per quanto possa sembrare old school, è una delle robe più evergreen che tutti i videogiochi sembrano ignorare un po'. Quando è l'ultima volta che un NPC nemico si è cagato addosso dopo che gli immagini il 99% dei compagni davanti a nessuno? Mi viene da pensare, Red Dead Redemption, Metro Exodus a volte e qualche altro momento scriptato. Ma il resto, fin da piccini, è sempre stato un'orda di nemici così convinti della loro vittoria che non aspetterebbero un secondo prima di spararti anche con l'arma più facile a loro disposizione, anche se la stanza è tappezzata con i cadaveri dei loro friends. Questa cioè, non è neanche una di quelle meccaniche che riesce a notare quando diventi... Proprio, mio Dio. Il giocatore adulto. Devo dire che Death Stranding è bello perché... Ma, aspetta. Winner miglior oggetto, staff di varie etnie, copertina commovente, questo ci avanzava. Però mi hanno messo un sacco a farlo, munito di colonna sonora reale. Se dici che ti piace sembri furbo, un suono al buio a volte lag e puoi goderti il panorama, i boss muoiono subito e vai. Contro puoi giocareci mentre dormi, uffa. Così sembra una di quelle persone che più sta ferma davanti a un no, la parte migliore, no. È la parte migliore. Cioè, mo spunta sta signora. E oddio. E mo ecco che lui nota il suo caos. È enorme. Ho visto cornici più grandi. E mo. Io ho sempre adorato sto sketch. Non lo so, forse perché la brutalità. Cioè, io non lo so, la brutalità con
Forse il motivo per cui viene così tanto reale, c'è proprio la brutalità con cui viene mostrato il piscio, forse. Chiedevo, ma perché tutto l'esercito di Bowser è in preda all'olocausto e ancora nel mondo 6 se tartarughe continuano a caricarmi come nello SES? Comunque, fun fact del giorno, giocavo sto gioco a 7 anni e ricordo che l'immagine di un muscoloso e oliato uomo di pixel in possesso di una sedia o di una sedia mobilizza un altro scoglio di muscoli e virilità toccandosi petto con petto questa bruta e Oh grezza energia no, mo mascolina che arriva. tende a sberle di testosterone un Pum. wrestler sudato e stanco in preda alla sottomissione mi faceva davvero diventare pisilino durissimo. Capito? I miei amici parlavano di Tomb Raider. Se bruci la copertina durante l'allineamento di Venere e accendi il gioco, si vede Lara Croft nudo. No, in realtà se volete però, che ne so, potete, che ne so, in realtà ci devi farlo giocandoci anche con Massimo Finardi. Ah, ho usato like se avete capito sta battuta. Che nu del cazzo. Guardate cosa sta succedendo, Ma tanto è vero che i lift... Allora, io mi ricordo che spulciando su Orrore a 33 giri ho trovato un articolo che parlava dei liftiba. Dei liftiba? Sì, i liftiba, Piero Pelù, che avevano fatto una colonna, qualche canzone, una, non mi ricordo, una, cioè una canzone o un... No, forse la colonna sonora di Tomb Raider. Se non mi ricordo male, era un intero videogioco di Tomb Raider con la... Grazie. Asse Wrestling, tu sei che riesce a scuotere l'ancora pure non definita sessualità di un bambino di 7 anni. Adesso basta! Ma cioè, ma quanto... Il wrestling non è Uè. ridicolo! Scusa, è sport spettacolo. Oh no! Ma poveri... Questo fa male, no? Cioè... Ah! Ripeto, proprio come la scena quella là, oh, l'impatto, cioè. Sei visto che era finto, vero? Volete chiamare l'ambulanza che c'è qua fuori, se non sbaglio? Questo 6746 per 88 meno 60.000 per 2 diviso 6.088 più 1! no. Ok, provo a farlo, provo un attimo. Ok, ho provato a fare l'addizione, non... Forse non lo so, forse devo uscire, forse mi sa dove uscire 3, ma non lo so, vabbè. Io mi ricordo in un video di Mr. Paul Duckbar, se che ricordiamo, e Poldo faceva lo youtuber Mr. Paul Duckbar, ha fatto questa top 89 youtuber di nome Zeb89 e alla numero 2 aveva tipo messo un'addizione lunghissima. Che si è fatta, cioè, che si è fatta quell'operazione di matematica, usciva 2. Cioè. Dischetti di Monster Ranch. Oh no, mio Se Dio. sei un nerd nell'età infantile nerd che va dai 5-39 anni e vuoi sembrare più figo degli altri, puoi fare due cose: o seguire la massa o l'esatto opposto. Quando Pokémon spopolò, tu avevi due scelte: o unirti al culto più forte dopo il cristianesimo, o fare il Uff. reietto e scegliere Oh le alternative. no. Ma no, non sto parlando di Digimon, il franchise che riuscì a prendersi una genuina fe. mio Dio, i Digimon. Di fandom unendo gli animali all'Israele? No, 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 no. Mi Mi ricordo un meme sull'evoluzione. Aspè. Aspè, se lo trovo, giuro. Ok, l'ho trovato. C'era sto meme in sta copertina di Ratorix. Che era evoluzioni Pokémon e c'era un gattino che diventava un. E poi c'era evoluzione Digimon, gattino Gabibbo con i coltelli. Aspetta, forse. Ecco qua. C'era gattino Gabibbo con i coltelli e. Sto coso. Era una copertina di Ratorix. Non so perché mi è venuto in mente. Boh, butto sempre questi aneddoti a caso. Finisco al fondo del barile, al Uff. sottoscala, alla Cioè. botola della chiappa di tutti. Oh no. Monster Ranch. Mio Solo il Dio. titolo di sta roba fa cagare. Monster Ranch. Mutelente. Franchise di mostri meno ispirato. Se cerchi Monster Ranch su Google Immagini esce. Il Pokémon di merda. Questa foto con un Mike Wazowski. Mike Wazowski. Garurumon Shiny, suora di pietra con Suora di pietra. io with bandana e Con Igot Banda. Psycrack.
Psycrack. Nel cartone di Monster Rancher ti chiedono tre volte di fila se effettivamente voglio iniziare questa nuova avventura. Beh, ma la sigla di Monster Rancher è figa. Monster Rancher. Poi inizio. Sai che ti aspetto una merda se le prime tre strofe trovi tre volte se... Vabbè, se hai capito, Monster Rancher fa cagare i coprofagi, creando quindi il concetto dell'infinito. Ma, come i compari di successo, cercò anch'esso di conquistare l'onda videoludica ispirata dall'ottenere tutti i mostri possibili. Oh, per no. PS1 avevo sto gioco chiamato Monster Rancher. Sì. Ecco la trama tradotta da Wikipedia. Ok. Prima il mondo aveva tutti i continenti in un pezzo solo. Poi un disastro ha distrutto tutto. Gli umani pregarono a Dio. Dio creò i mostri per aiutare gli umani. I mostri non hanno aiutato, anzi hanno combinato un bordello. Dio allora chiuse i mostri in dischetti di pietra. Io rimango senza parole per sta cioè... Ma... Dio, tutto ok. Monster Rancher per PS1 era davvero diverso da quello che potresti aspettarvi. Era una specie di Tamagotchi. Cioè, letteralmente tutta sta lore, poi boom, Tamagotchi. Dovevi principalmente gestire l'allenamento e la vita del tuo monster. Aveva degli elementi, dei giochi freemium di oggi, tipo mandare un mostro per la montagna per aumentargli la stamina, ma se poi qualcosina in più, magari torna e impara a non suicidarsi dalla tristezza di essere un mostro di Monster Rancher. Due hanno pure aggiunto sto budino che potevi acquistare mensilmente e se trovavi un diamantino sotto la linguetta del barattolo potevi ottenere un mostro unico. Sembra uno di quei giocattolini delle elementari unito una un giocattolino delle elementari che ha fatto una fusione con una papera. Era molto addicting come meccanica, ricorda i premi dei giochi freemium che ti danno solamente se entri a giocare ogni giorno. Ma la roba più assurda ecco era come ottenere i mostri. All'inizio ti danno due scelte: o trovi un mostro al mercato scegliendo fra Dino, Tiger, non è una tigre, e Suezo. Oppure vai al santuario. Oh no. Cioè, di che si tratta? Beh, preparatevi perché sta cosa è fuori di testa. Siamo pronti. Vai al santuario, c'è sto vecchio. Ecco il grande momento. Preparate a ricevere un mostro. La strega delle mascotte generali. Da sto santuario sarà in grado di generare un mostro da ogni Tony Tiger. No, Tony. Si chiama Tony. Aspetta. Sto vendo. Sì, ci sto mettendo un bel po'. Aspetta. Sì, si chiama Tony Tiger. Credo Tony Tiger fosse tipo qualche trapper che mi sono Presti a fare. Eh? Vuoi provare? Sì. Inserisci un altro CD. Ma devo Ok. Siete pronti? Vabbè, devo togliere. Starò sbagliando, immagino. Mi sto inventando le cose. Lettura dati. Reinserisci CD, mostra. Che cazzo è? Dimmi che è serio. Ecco, una fortuna a mandarlo a fanculo. Ok, dagli un nome. Ma ripetuto il nome del primo album di Caparezza ripetuto un paio di volte. Tre, per essere precisi. Se vai al santuario ogni CD che chiavi dentro la PlayStation ti dà un mostro diverso. Cioè... Oh mio Dio! Ma che è sta storia? Ma che vuol dire? Ricordo che quando scoprì sta cosa iniziai una quest mensile proprio cioè... a casa alla ricerca di qualsiasi CD alla scoperta di nuovi mostri. Ma mio Dio! Hitmania Shepard, diavolo, guarda che è Hitmania. Merda! Sì, cioè... Decca, best di Pino Daniele. Il best! Dio, mamma e papà si sposano. Ah, il matrimonio, il mamma. Funzionavano tutti. Questo l'ho usato in una YouTube poop. Era YouTube poop terribile perché letteralmente mettevo tipo parole da altri video Alcuni CD, tipo, mi ricordo per Fantasy 7 Gran Turismo, siccome furono le killer application per PS1, facevo uscire sto messaggio tipo: sto mostro è troppo forte per te, avanza nel gioco e forse potrei. Cioè... Sì, dammi questo! Sì, ragazzi, sta cosa è assurda! Togliendo il fatto che sta meccanica prende la longevità del gioco e la streccia! Fino a Saturno le fa fare girare l'anello. Ma per quei tempi, per me, bambino italiano, sta cosa era giustissima. A quei tempi dovete sapere che i giocattoli erano tutti incentrati sullo sperimentare e creare, cioè tipo la fabbrica dei mostri, sta roba. La fabbrica dei mostri, mio Dio. C'erano mostri gommosi, c'era il forno di tua madre, il dolce forno, c'era Crystal Ball, c'era Crash l'erba a mo' di capelli al tuo troll, è assurdo. Poi giocatori
sono diventati merda, gormiti per maschi e troie per femmine. Io... Vabbò, ma... Solo ora siamo tornati alla personalizzazione, alla creazione, grazie agli slime, che amo più di mio fratello. No! Swappare vestiti e accessori, ok, figo. Prima era tutto così, esperimenti e creazione. E infatti, a me mi piace molto, diciamo, queste cose qua. Che sono sempre stati scostati ai giocattoli per ovvi motivi. Per me infatti. È stato pazzesco. Un concetto davvero fuori dal mondo. Oh, in Monster Hunter 4 se metti il DVD... sì, perché si sono spinti a tanto. Se metti il DVD di Harry Potter ti danno un mostro unico ispirato... Cioè, ma che... questo deve diventare un nuovo effetto sonoro insieme a ottimi insegnamenti. Vabbò, i video di i suoi in poche parole me li sono visti troppe volte. Oggi, se ci pensate, diamo davvero poca attenzione a sto concetto dei videogames di sfruttare tramite quello che c'è fuori il gioco. Possiamo trovare, tipo, cacatine in alcuni giochi horror, tipo, sto gioco di legge i file del PC, o crea file blocco no, o quel cazzo di The Theater, che a un certo punto, maledetto, ti apre lo scompartimento del CD, quando accade a me mi tocca la gamba. Tutto grigio. Questa cosa, ragazzi, dei CD di Monster Ranger era fantastica. Il gioco però allenavi il tuo mostro fino a farlo combattere. Abbastanza noioso poi. Sarà che il design non ha mai aiutato sia nell'anime che nei videogiochi. Potevi avere scimmia con i vestiti. Scimmia con occhiali piccoli, no? Mr. Game and War. Ma quella è la Shin-Chan. Sì, Mr. Game Watch preso dalla Lidl. Moore, no. Anzi, dal... Devo un attimo. Ok, dopo tanto tempo ho finalmente trovato il nome di sto supermercato. Si chiama Supermercato Bello. Aspetta, mi sono non so perché mi sono appena scordato perché stavo parlando. Aspetta. Ah, ok, per la battuta del Mr. Game Watch dal Supermercato Bello. Mio Dio. Muro, no. Boh. Un cazzo di muro, no. Un muro? Proprio lui, The Wall, Walter Samuel. Levi un muro! Muri. Non mangiare un muro! Ragazzi, c'è un muro che cammina nella foresta magica! Ah, beh, ora che ci metto tutto a posto! Muro contro muro! E alla fine, ragazzi, chi vincerà? Oddio, yes! Vai, abba, viva l'architettura! Complimenti, muro! Ma questo lo vedi in un trip! Ok. Sì. Ma 5 secondi perché sto scrivendo ora il video e stento a crederci io stesso. Vabbò. No, non ho capito questa battuta. Contro pirateria. Mio Dio. Sì, ci sto giocando di nuovo. Quindi, vabbò, benissimo. Non ho ancora detto di Metal Gear su internet. Ve lo dico io. Nessuno mi ha parlato di come indubbiamente tutti abbiamo cercato di mettere pausa durante la campiona di Raiden nudo che si copre l'apparato riproduttivo. Uffa. Nessuno mai. Di che cazzo siete fan? Io sono fan di Metal Gear. Di che siete fan? Quando sparano. Metal Gear, vabbò. Vuoi o non vuoi per niente? È una saga incredibile. Kojima è veramente stato uno dei produttori di videogiochi più costantemente on point, ma gli sti, sia nei suoi alti che nei suoi bassi. Guarda in faccia. Cosa? Cioè, proprio, io mi ricordo ancora l'anime arc di SMG4. Allora, l'anime arc di SMG4, vi ricordo che alcuni episodi faceva tipo dei cameo Kojima. E... Ok, sono tornato. Allora, sto dicendo... E così la faceva cameo nella anime arc di SMG4. E mi ricordo che in un episodio, che era tra l'altro importante, l'ho scritto anche nel titolo, che era diciamo molto importante questo episodio per l'anime arc, nella copertina, l'ho già detto che era il 2021, perché in 2 anni ho reagito all'anime arc, il 2021 è a fine 2023. Nel 2021 mi ricordo che quell'episodio aveva copertina... Il frame della faccia di quell'episodio, la faccia di Kojima tutta zoomata. E non ho scelto io la copertina, quindi cioè, è molto bello. Sai, che sto sguardo, cosa sai così? Dici cosa sai, dici ora. Stranding non piace neanche a me. Oh.
Metal Gear Solid 1 fu il mio primo Metal Gear e okay. mi bombardò con tutte le sue strade meccaniche e segreti e finali alternativi. Era una miniera d'oro di... Lo sapete che in Metal Gear ci sono tipo delle foto dei fantasmi che sono in realtà foto di sviluppatori del gioco? Non lo so, la butto. Devo parlare, non posso dare la parola a Marco. Fra tutti quei bambini che amavano raccontare cazzate sui loro giochi preferiti. Sai che se mentre catturi un Pokémon su Pokémon ne premi sempre A, tua madre partorisce un Cyndaquil Holo? Lo sapevi che se che sì, in Pokémon puoi se clicchi velocemente A mentre catturi che ne so Charizard ti invadono a casa degli hippie. Oh, non lo so. Differenza che su Metal Gear Solid 1 era tutto vero. Magari un bambino che voleva imbrogliarci su ci azzeccava pure. Ecco qua quello che sto dicendo. Senza volerlo. Era un gioco così pieno di easter eggs per l'epoca in cui è uscito che l'impatto che ebbe sui bambini di quel tempo fu strano e da ignorare, più che assurdo da contemplare. Perché oltre ad essere piccoli di bambini eravamo anche circondati da giochi che non ci arrivavano proprio a sto livello di profondità. Okay. Nei, devi cercare un modo per far diventare fredda quella scheda. Va bene, immagino ci sarà un congelatore, la metto dentro e me la ridà fredda, come tutti i giochi di oggi. Che cazzo ne potevo sapere che dovevo stare 3 ore fermo sulla neve. Oh no, altro scherzo. Sì, prima la neve. Che questo è reale, il fuoco è reale, cioè. Vabbè. Troppo avanti per i suoi tempi. E ironicamente anche troppo avanti per chi oggi magari ha conosciuto Metal Gear con gli ultimi installment e per chi ha perso un po' di retro gaming. Non può aspettarsi sto livello di depth da un giochino di tempo fa, no? Davvero una strana opera d'arte. Ma quello che più mi fece impazzire al tempo di Metal Gear Solid 1, perché attenti, se non dite Solid vi state riferendo al primo per Nintendo e non si mica loro non sono bravi intitolatori del cazzo, no, siete poi confusi. Comunque, finito circa un quinto del gioco, quindi all'inizio, il tuo amico colonnello Roy Campbell ti chiama e ti dice che per superare sta porta devi chiamare sua nipote Meryl. Snake, I want you and Meryl to work together. Inserendo sul telefono del gioco un codice presente. Uè, scusate. Sul CD. Sempre per via del mio non essere per niente abituato a sta roba e meta, da piccolo cercai questo codice dentro l'inventario, magari nella descrizione del CD, che ovviamente durante quella parte del gioco ti danno, tanto per incasinarti il cervello. No, il codice sta dietro la copertina vera del CD di Metal Gear Solid numero 1 per PlayStation 1. Okay. Uff. Minchia. Dietro, dove hai tutte le classiche descrizioni del gioco e alcuni screen, degli screen sei tu che parli con l'amico del colonnello e in bella vista il codice da chiamare. Oltre che devo... Che era sta trombetta? Mi sono scordato da quale gioco veniva sta trombetta? Sare ben 5 sound effect diversi di gente che applaude per sta roba. Ecco, bravo idea. Bravo. Che questa fantastica meccanica del numerino non solo ti fa sentire una faccia di merda se proprio non capisci niente e ti riduce a chiamare ogni numero finché non risponde lei, ma effettivamente dà un calcio nei coglioni incredibile alla pirateria. Tempo della PS1, infatti, era proprio il paradiso dei pirati. Chiunque aveva la PS1 masterizzata, ogni persona aveva uno zio, ok? Che neanche rimpiantato con te, però aveva ottenuto il grado di zio perché ti masterizzava le cose, che sapeva chirurgarti la PS1 aprendo di un mondo di possibilità videoludiche al modico costo di niente. Io mi ricordo che tipo delle mie conoscenze c'avevano la Nintendo DS. Matteo c'aveva una cartuccia per la Nintendo DS che tipo c'aveva 1000 giochi. Io spero che... Io purtroppo non ho mai avuto... Oppure c'erano i classici marocchini in giro per le spiagge italiane col portacd colmo di giochi per la PS1 a soli 0.000 lire. In un periodo interessantissimo tutti volevano tutti i giochi per PS1. Il concetto stesso di masterizzazione nacque per far spendere meno soldi a tutti, a incominciare da venditori. Alcuni facevano addirittura la parte davanti in bianco e nero e altri, i miei preferiti, scrivevano direttamente gioco di pistole e nasconditi. Molti giochi pure vecchi hanno anch'essi robe anti-cheat. The Sims. Watch Mojo Italia aveva fatto due top 10 su questi metodi per combattere la pirateria dei giochi. E c'era The Sims 4 che censurava tutto. Spirit Tracks tipo non funzionavano i comandi durante il tutorial. Devo rivedermi quelle due top.
Mi sa che dopo lo farò, perché, mio Dio, quelle top sono iconiche. Senti, masterizzazione, ma farlo in maniera così diversa è fuori dal gioco, merita davvero il secondo posto della lista. Metal Gear fu geniale anche in questo. Campione del giorno numero 2, oh, GoGo, no. Il vecchio negozio messinese di dischi masterizzati, fu così progressivo da scrivere col pennarello dietro ogni copia di Metal Gear Solid 1 il codice di Meryl. Cioè, sta cosa ne merita addirittura 6 sound effect applauso. Mio Dio, GoGo. Ovviamente io lessi il codice e dissi, ma che è sta cosa? 140.15. Ma che... Oh, aspetta, ma costa 140.15 mila lire, in realtà sto gioco... Wow, ma allora è proprio bello! Da piccolo ero un coglione del cazzo. Signori, numero uno. Soffritto, ascoltami bene, butta tutta la gente dalla stanza, dobbiamo rimanere io e te. Poi siamo pronti. Una congrega, vi fate un riassunto di quello che ho detto. Sei pronto? Ok. Ci sei? Sì. Ok. Ero piccolo, già conoscevo i grandi classici Final Fantasy, Crash the Dragons, Resident Evil. Ok, ero contento, va bene. Andai a casa di questo mio amico, si chiamava Alberto. Alberto Gilardino. Di Alberto, e la sua famiglia stava bene economicamente. Ok. Quindi per me era sempre un'occasione. Vediamo come vive la gente che a fine mese non deve necessariamente mangiare un panino col salame. Festa, sì, le candeline, i palloni. Dai, vaffanculo. Passiamo ai regali. Ok. Che andiamo. Per chi amava i videogiochi, passare ai regali di un altro amante dei videogiochi è come leggere una brochure di cosa c'era in mercato in quel momento. Mio Dio. Che cos'è questo pacco qua? Dai, è un videogioco, aprilo, sbrigati. Lo apre. E dentro. On software. Soffritto. Mi è piaciuto l'effetto di caricamento da su a giù. È perché internet quando ero piccolo caricava così e così. Sono molto emozionato, va bene. Vabbè, sì, e tagli, ragazzi. Alberto vide sta cosa, rimase di merda. E fatto sta che tutti nella stanza, essendo cultori di stombellico, ridemmo alla scelta di regalo di chissà quale parente coglione. Io vi garantisco che misimo il gioco nella PS1, ci giocammo un 20 minuti e alla fine della festa tutti a pregare Alberto di prestarci il suo cazzo di soffretto. I bambini non hanno dignità, ma quanta veramente sotto zero devi averne per chiedere in prestito un regalo 20 minuti dopo essere stato regalato? No, domanda sbagliata. Quanto devi essere un cazzo di gioco incredibile per far innamorare qualcuno nei primi 20 minuti? Cioè, era questo, Nati. Cioè, un cacchio di gioco della guerra con i maiali. Il gioco è il vero regalo di quel remaggio. E aveva anche un doppiaggio. Era finito su Red Flame Fox un po' del doppiaggio di, mio Dio. Roll che portò Gesù la mirra e poi gli fece scherzetto Gesù, eccoli nati per il soffritto, sì. Sei proprio un cesso, minchia disse, ragazzi sto gioco non esiste, è assurdo, praticamente sei un maiale, no, sei un team di maiali, il gioco è di strategia però a turni, sì. Hai mille armi, è tipo Worms però 3D, invece devi essere maiali, hai tipo una missione, devi, il mago iniziale, non ho mai visto niente del genere, ma c'è. Questo riflette molto sulla società comunista. In tutta la mia vita. Neanche io. Sei innamorato, soldato? Allora non guardare. Sei. Ragazzi. Farai venire gli incubi, luce. Uff. Maya Lustra l'Asia. Un arcipelago. Maya Lustra. Capo Porcello, Struttoville, porca. Isola di Sbo. Devo controllare che non sia un sogno. Adesso accendi le luci. Non era un sogno. Addirittura le coperte. Controllare la sbobba significa controllare il mondo. E questo vuol dire guerra. Cosa vuol dire? Guerra! Precisamente, come soldati il nostro compito è combattere, distruggere, con armi, cioè... bombe, coltelli, uff. Con le mani nude. No. No, veramente, sto gioco è una delle cose migliori che mi siano mai capitate, iniziando con sta copertina. Capolavoro, cioè. Ma che cazzo vuol dire? Iniziamo con una citazione a Full Metal Jacket, con le cose invece dei proiettili Born to Grill, invece che Kill. Santo Dio! Nati per il porca puttana di soffritto, uno strategico a turni in terza persona. Ed è assurdo. Ogni turno hai un tempo prestabilito, hai un miliardo di armi, uff, che sbloccano la storia, ogni porcellino ha il suo ruolo, il suo team, il suo nome, è tutto personalizzabile. Ogni team di maialini si ispira a un esercito vero, cosa che viene sottolineata, uff, quando attaccano, muoiono o tocca a loro. Arriva il mietitore.
Ma che cristal recalcati? Hai fottuto zio Sam. Andiamo! Spero che di avere fatto bene. Spero di avere... Ecco qua il doppiaggio. Indipendentemente dal tuo completamento delle missioni, vinci medaglie per aumentare di livello i tuoi maialini e farli diventare più forti. Ma sto gioco masterarlo è da figli di buttana. Non solo c'è la meccanica di con che forza sparare il colpo del bazooka o lanciare la granata, ma c'è anche a che angolo lanciarla per farla rimbalzare sul terreno facendola arrivare in posti inarrivabili. Oh santa madonna, cioè... per farla rimbalzare sull'acqua come quel cazzo di pietra quando vuoi scoparti una ragazza. Ragazzi, non so se un giorno ci guarderci. Giocheremo a sto gioco. Vabbè, a parte che l'ultima volta che ho fatto un gioco sul PC era tipo il 2022 con Fall Guys, quando era diventato free to play, tipo mi laggava tantissimo, non lo so. E vuoi far vedere chi è che comanda, tu o la fisica? È incredibile! Puoi giocare in quattro con un solo controller passandolo alla fine di ogni turno. Quattro team di maiali che si ammazzano, ma ti rendi conto? Puoi accoltellare un nemico vicino all'acqua per farlo affogare. Puoi farlo esplodere sulle mine. Puoi utilizzare il jackpot e lanciarlo in aria, danneggiare il nemico a atterrare perché non te lo conta come turno finito e ottenere altri danni. Puoi avvelenare il nemico, minare il nemico, chiamare uno zeppelin e bombardarlo. Puoi entrare in un bunker, proteggerti e sparare a torto. Puoi usare che... Ecco. Ora arriva. Ecco qua. Ora arriva la scena migliore. Un soldato alla guerra nel sangue. Non appena i governi riusciranno a scatenare qualche inutile battibecco in qualche parte del mondo, ci sarà un'inutile guerra da combattere per noi. Nessuna arma andrà sprecata. State certi che useremo questo arsenale contro qualsiasi disgustoso nemico. Sto gioco è invecchiato molto bene. In bocca al lupo, il nostro pensiero sarà con voi, ovunque voi siate. Oh no. Cioè, ragazzi, ma sono vere ste armi? Mio Dio. Puff. Il carro armato è vero. E se non mi ricordo male, Marco aveva fatto un video. Cioè, c'era un video di un estratto di una live dove Marco spiegava quanto era costato il carro armato e spiegava come doveva fare uno sketch dove tipo andava al McDonald's e replicava l'iconico dialogo di Big Smoke in GTA San Andreas, "Cho number 9". E mo c'è la citazione a... No, mi dissocio da... E mo ti... Ecco qua, la citazione alla vita è bella. Cioè... Che cazzo è, però, tipo noi? Ammottatelo. Spara. Bravi! Mormorare il rivoltoso sconosciuto era pazzo. Mamma mia, cos'è stato sto video? Mio Dio. Mi guarderò il resto. Ma signori, ma noi ci salutiamo. Dai, comunque lo ripeto, cioè, perché cioè, comunque è stato un bel video, ma lo ripeto. Io odio quando ci sono delle parti inutili, cioè, io le parti inutili io sto muto, faccio ciò che riesco a fare in Serie X, dedico ciò a cui con cui posso parlo di ciò che posso parlare in Serie X, ok? Va bene, ciao, noi ci vediamo, non lo so.